La plastica del futuro è un tipo di plastica che rispetto al passato ha solo il nome, plastica, no? Ma di fatto ha tutte le caratteristiche della plastica che conosciamo, ma fatta da una chimica derivante totalmente dalla natura, quindi è un tipo di biopolimero, di polimero, che viene fatto totalmente dalla natura. Noi uomini partecipiamo solo dando una mano nel cercare di estrarlo e poi di utilizzarlo al posto della plastica che già che conosciamo. Il vantaggio è che uno non inquina quando la produce, non inquina quando l'ha già utilizzata e di fatto utilizza del materiale considerato inquinante come i coprodotti, i sottoprodotti agricoli, che comunque rappresentano un grande problema. Quindi riesce a risolvere almeno tre problemi in una volta sola. Alla base di tutto c'è una curiosità nel cercare di risolvere i problemi in una maniera diversa o fare cose nuove, e poi su tutto io lo ribadisco sempre perché ci tengo molto alle mie origini agricole, contadine, quindi applicare un tipo di economia e di imprenditoria sana, cioè non fondata sul debito, sulle banche, i fondi di investimento e su tutto quello che è staccato dal prodotto, dalla realtà e dalla scoperta, ma rimanere bene con i piedi per terra, con quello che è il mondo che ci circonda, che il più delle volte in quasi tutto il mondo è proprio la terra. Io penso che oggi la positività, le persone che vogliono fare qualche cosa di buono hanno una grande opportunità, che in un momento come questo dove c'è proprio la ricerca del nuovo, del migliorabile, di quello che può migliorare la nostra vita anche quotidiana, sia veramente un momento unico da sfruttare.